Moise Kean è il futuro della Juventus, è quello che molti dicono ed è quello che molti sperano. E dopo il primo anno completo da professionista di Moise Kean si possono già tirare le prime somme, le prime iniziali somme di quella che potrebbe essere una carriera veramente molto interessante. Al primo vero anno da professionista al Verona, ovviamente in prestito dalla Juventus, ha totalizzato 20 presenze e 4 gol, per carità. Sicuramente non è una media micidiale, però considerando che comunque si tratta di un ragazzo che ha iniziato la sua prima vera stagione da professionista a 17 anni, tutto sommato ci sta. E ci sta soprattutto per quanto si è visto all'Europeo Under 19. Non so in quanti di voi l'abbiano effettivamente seguito, però quest'estate appunto c'è stato l'Europeo Under 19, l'Italia è arrivata in finale perdendola 3-4 e Kean ha fatto 4 gol in 6 partite e si è messo discretamente in mostra, soprattutto in finale dove nel giro di 2 minuti ha pareggiato i conti. E questo ragazzo quindi sta facendo vedere veramente molte cose interessanti. Di lui si parlava già bene 2-3 stagioni fa. Si parlava ovviamente di ragazzo talentuoso, di un ragazzo che sarebbe potuto diventare in futuro qualcuno. E intanto già qualcosina lo sta facendo vedere. Buone prestazioni in Serie A. Ottime prestazioni all'Europeo Under 19, tra l'altro siglando appunto una doppietta in finale, e quindi mi auguro che la Juventus non si faccia sfuggire questo possibile talento così, come se nulla fosse. Per carità, il suo procuratore è Raiola, e quando si parla di Raiola si sa di chi si sta parlando, di uno che se può lo dà via, soprattutto perché ci può guadagnare lui. Però mi auguro che la Juventus trovi il giusto accordo con Raiola, ecco, perché sarebbe veramente un peccato farsi sfuggire un giocatore del genere così presto, perché appunto ha solamente 18 anni, ha tantissimo da migliorare ed ha tantissimo da dare. E mi piacerebbe che questo tantissimo lo possa dare alla Juventus piuttosto che in qualsiasi altra squadra. Lì bisogna fare un lavoro molto importante di testa, perché hai Raiola, hai già giocato in Serie A e hai 18 anni, hai fatto un ottimo europeo, non ci vuole niente che il giocatore si monti, quindi innanzitutto bisognerebbe fare un ottimo lavoro su di lui, sul giocatore in sé, e poi iniziare a trovare i giusti accordi con Raiola, perché avere un giocatore del genere per la Juventus è assolutamente un bene e potrà essere in futuro un grandissimo bene, anche perché adesso non stiamo a parlare dell'età di Cristiano Ronaldo, perché secondo alcuni ha l'età biologica di 20-25 anni, quindi non buttiamo in mezzo Cristiano Ronaldo, ma Mandzukic. Ok, gladiatore, non molla mai, si sacrifica, tutto il cazzo che vogliamo, però anche lui la sua età ce l'ha. E dai, uno come Kean tesserato sarebbe veramente un gran peccato privarsene. Poi ovviamente non sto a dire l'anno prossimo Kean sarà il titolare o già dall'anno prossimo Kean farà 20-25 partite alla Juventus, assolutamente no. Però dico, se volete mandarlo in giro in prestito, in Serie A, per fargli fare partite, per farlo migliorare sempre di più, è un discorso. Ma provate quantomeno, sempre secondo il mio pensiero, a non venderlo. Perché già, no, dopo l'europeo fantastico che ha fatto, si inizia a parlare di valutazioni. La Juventus lo valuta 20, però ci vorrebbe mettere la ricompra. Io dico solo che spero con tutto il cuore che Kean sarà il futuro della Juventus, perché le sue qualità ce le ha e le ha fatte vedere. La sua giovane età ce l'ha. Il problema lì è il procuratore, forse potrebbe essere anche un pochino la testa del giocatore, che, perché non è poi così tanto semplice rimanere coi piedi per terra, però dai, proviamo a fare sto sforzo, su. È uno che potrebbe regalare alla Juventus e anche al calcio italiano diverse soddisfazioni, perché sicuramente il tempo per farlo ce l'ha. Detto ciò, noi ci vediamo a breve con un nuovo video. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!